Ciao a tutti ragazzi, sono Davide e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, siamo qui oggi con una notizia assurda. Oggi è il 5 giugno ed è la data di rilasciamento del trailer ufficiale di FIFA 18. Proprio qualche ora fa, voi state vedendo il video intorno alle 6-7, intorno alle 5 è uscito il trailer con la copertina nuovissima e il testimonial della prossima versione di FIFA sarà CR7. Abbiamo tantissime novità, ma ragazzi, quella più importante è la confermata presenza delle leggende anche nella versione PS4. C'è soltanto un dubbio però, e cioè la parola anche, perché la conferma assoluta della versione PS4 c'è, non si sa però se saranno nuovamente confermate anche sulla console Xbox oppure no. Una cosa importante da dire è che ad inizio trailer, che tra poco andremo a vedere, c'è il logo PS4, quindi questo sa significare che la console di riferimento di quest'anno o dell'anno prossimo, che dir si voglia, sarà appunto non più Xbox ma PS4. Quindi questo potrebbe essere, tra virgolette, un parametro per il quale le leggende siano spostate su PS4. E altra cosa importante, la presenza, ragazzi, anche dell'Early Access, che negli altri anni era di una settimana e in questo momento invece è stato comunque comunicato il fatto che sia soltanto di 3 giorni, però è già una gran cosa, soprattutto per chi non l'ha mai utilizzato. Vediamo insieme il trailer, dura pochissimi secondi, poi vi lascio anche il link in descrizione se volete vederlo con calma da soli. There's no I in it, I bring in all my team. Who'd you wanna holler, who'd you wanna never know? Don't be a sheep when you can be the goat. Great, it's a good time and you never know. Don't show up to my show if you got no. Vabbè, naturalmente dopo aver messo mi piace non soltanto a questo video ma anche al mio, ragazzi, essersi iscritti. Come vedete abbiamo dei pannelli in cui è possibile interagire e io voglio fare quello del pre-order con i 3 giorni. Mi rimanda direttamente su questa pagina in cui, come vedete, c'è la console PS4 messa in super risalto e l'opportunità di avere Ronaldo per 5 partite in prestito. Però devo essere sincero, ragazzi, questa non è forse l'edizione che più mi gusta, perché se vado di qua vedo un altro di Ronaldo, però è il fenomeno, e questo, ragazzi, sarebbe l'Icon Icon Edition, e questa, ragazzi, è una leggenda, c'è poco da fare. E per 5 partite si può avere in prestito Ronaldo Nazario, è il fenomeno, cioè, raga, assurdo. Più Ronaldo in prestito, Team of the Week Lone Player in prestito, penso un pacchetto di giocatori del team della squadra della settimana in prestito, e 8 speciali kit, appunto, maglie eccetera. Poi c'è la standard, che invece non si ha assolutamente niente a parte Ronaldo in prestito per 5 partite più anche qua i kit. Però, ragazzi, abbiamo la conferma ufficiale delle leggende su PS4. Sì! Quindi io sono stracontento, se lo siete anche voi condividete questo video taggando i vostri amici su tutte le piattaforme, Facebook, sui gruppi WhatsApp, dove volete. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ci vediamo domani con un prossimo video insieme a Stormy, che vedrete appunto sia sul mio canale che sul suo. Io vi saluto, ci vediamo con un prossimo video. Bella!